Presidente Mergiotti, come sta il nuovo Chieti? Come si trova in questa figura di presidente? Insomma, quanto è contento dopo queste prime settimane di lavoro? Molto contento, sono soddisfatto, è stato un periodo un po' duro per il lavoro che c'era da fare, abbiamo messo a posto tantissime cose, abbiamo ristrutturato una società, la stiamo rendendo molto solida, molto forte, abbiamo una proprietà importante, rappresentata dal dottor Giulio Trevisan, siamo a buon punto. Parlavate anche in conferenza stampa che in futuro volevate ampliare, no, questa base societaria, qualche piccola novità già nei giorni scorsi c'è stata, ma guardando avanti dove volete arrivare? Ma sicuramente è un progetto a medio lungo termine che è quello di alla finalità di riportare il Chieti in categoria di Lega Pro e anche quello di ampliare la base del settore giovanile. Senza una base importante e solida a livello giovanile non possiamo pensare in grande con la prima squadra. Quindi il primo obiettivo è questo. Al momento abbiamo già una proprietà molto importante e molto solida, quindi sì, non c'è l'esigenza immediata di ampliare la base societaria, ci sono diversi sponsor che già ci sono vicino, che ci aiutano e collaborano con noi. Oh, tra l'altro, la città risponde bene. Tra l'altro vanno fatti i complimenti ad Antonio Mergiotti perché c'è stata una querela lunghissima tra l'attuale patron Giulio Trevisan e l'ex presidente Filippo Di Giovanni. Ha preso in mano la trattativa, sostanzialmente era Giulio Trevisan che faceva la trattativa, in un attimo ha trovato le condizioni per fare la firma. Dov'è stato bravo Mergiotti? Non era Giulio Trevisan che faceva la trattativa, con Giulio stiamo facendo questa cosa insieme. No, nel senso c'era dietro Giulio Trevisan, sì, dove è stato bravo Mergiotti? Con me Giulio Trevisan, sì, ma abbiamo fatto una trattativa, c'erano dei problemi da sistemare, abbiamo trovato un accordo e ci troviamo qui oggi. Loro ci hanno messo più di un mese e mezzo ma non hanno trovato soluzione, arriva Mergiotti, in un giorno trova la soluzione, è stato veramente bravo, complimenti. No, quello è bravo, è stata una trattativa durata 3-4 giorni e siamo riusciti a mettere in salvo il Chieti perché era veramente in serio pericolo. Tra l'altro, a chi chiede subito un risultato calcistico importante, cosa si sente di rispondere il presidente Mergiotti? Sicuramente noi stiamo lavorando per, anche già da quest'anno, per ottenere un risultato sul campo che dia lustro alla città di Chieti. Naturalmente non si può pensare da subito in grande, qui vanno affrontati diversi problemi, quello degli impianti, quello di ampliare, come dicevo prima, la base del settore giovanile e tante altre piccole cose. Per arrivare in Lega Pro e rimanerci a lungo bisogna sistemarsi per bene prima, bisogna veramente strutturare questa società. Il progetto è a medio lungo termine, è importante, i tifosi devono avere pazienza e ci devono stare vicini. L'ultima Mergiotti sulla figura del vostro consulente di mercato che è Tony Iannotti, lo avete ufficializzato come direttore sportivo, poi per motivi personali si è dimesso ma è restato comunque con questa carica esterna. Cosa cambia sostanzialmente dal punto di vista operativo? Ma Iannotti è una persona di Chieti che è molto legata al Chieti e vuole bene al Chieti. Era stato inquadrato come direttore sportivo ma per impegni suoi personali con delle società dove fa consulenza a livello calcistico non poteva ricoprire quel ruolo. Abbiamo trovato questa formula del consulente di mercato, sta facendo un ottimo lavoro e sta operando bene, quindi vanno fatti anche complimenti a Iannotti per quello che sta facendo. Bocca al lupo Presidente. Crepi.